Primo giorno di maturità, in qualche scuola manca la commissione, scompaiono alcuni indirizzi ministeriali, la scuola bocciata. Decreto sanità, protesta in piazza, iniziativa organizzata dall'onorevole Marco Sicali nella capitale. Favori in carcere, detenuti delle cosche degli Inzingari, arrestati due agenti penitenziari a Cosenza. Banca Italia, leggera crescita dell'economia calabrese, ma è lenta rispetto alle altre regioni del sud. Ispettori ministeriali depongono al processo Xenia, irregolarità denunciate. Maxi processo Giunni, le mani del clan sul CARA di Isola, 640 anni di carcere. Bentrovati, giornale di Telemia. Cominciamo dalla prima prova per la maturità. In qualche scuola, qualche defaianza, manca la commissione, scompaiono alcuni indirizzi ministeriali. Insomma, la scuola che già parte di per sé è bocciata. Ma seguiamo. Il countdown è ufficialmente iniziato. L'esame di maturità ha visto il via ufficialmente stamane alle ore 8.30 con l'apertura del plico telematico e poi con la prima prova di italiano. L'ansia dei circa 520.000 studenti è ormai alle stelle, soprattutto perché l'esame quest'anno presenta una serie di novità. A spaventare più di tutto sono la seconda prova e l'orale. In particolare, i più terrorizzati, stando anche a quello che riferiscono le community, sono gli alunni del liceo classico, dove la seconda prova prevede di latino e greco insieme. Saranno 13.161 le commissioni d'esami per 26.188 classi coinvolte. Secondo le rilevazioni del MIUR, il tasso di ammissione è del 96,3%. La maturità, insomma, è uno dei primi traguardi importanti della vita. Siamo ai nastri di partenza. Ai ragazzi dico di non avere paura, di mantenere lucidità, di impegnarsi a dare il massimo, ma soprattutto di godersi il momento. E questo quanto ha riferito ieri alla vigilia della maturità il ministro dell'istruzione Marco Bussetti. Più attenzione al percorso svolto dai ragazzi nell'ultimo triennio, con un punteggio maggiore assegnato al credito scolastico e griglie di valutazione nazionale per la correzione delle prove scritte. Queste alcune delle novità in voga quest'anno. Con la riforma, inoltre, non saranno requisito di accesso nella partecipazione durante l'ultimo anno di corso alla prova nazionale Invalsi nello svolgimento delle ore di alternanza scuola-lavoro. Per poter essere ammessi alle prove bisognerà aver frequentato almeno i tre quarti del monte ore previsto, avere il 6 in ciascuna disciplina, avere la sufficienza nel comportamento. Le prove scritte passano da 3 a 2 e la prima, come sempre, è stata italiano. I maturandi poi hanno dovuto produrre un elaborato scegliendo tra 7 tracce riferite a 3 tipologie di prove in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, ma anche sociale, economico e tecnologico. Il secondo giorno debutta invece la prova multidisciplinare. Combustione illecita di rifiuti, incendio ed evasione. E l'accusa per l'operazione Madre Natura condotta dai carabinieri di Gioia Tauro. Nella mattinata di oggi a Gioia Tauro, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi, i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Palmi, sezione GIP GUP, nei confronti di Amato Roberto, gioiese di 31 anni, Berlingeri Gianluca, gioiese di anni 34, Catania Francesco, gioiese di anni 38, Catania Michele, gioiese di anni 63 e infine Rao Francesco, di anni 39, di Anoia, in quanto ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di combustione illecita di rifiuti, incendio ed evasione. L'odierno provvedimento cautelare trae origine da un'attività di indagine convenzionalmente denominata Madre Natura, condotta dai carabinieri di Gioia Tauro, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi e avviata nell'ambito delle attività di controllo degli illeciti nel settore ambientale e della conseguente rilevazione di un incontrollato sversamento di rifiuti solidi urbani e speciali nell'area circostante il quartiere Ciambra di Gioia Tauro, da parte di privati cittadini e titolari di imprese prevalentemente operanti nel settore dell'edilizia, e di una serie di incendi di quel sito che nel corso dell'estate 2017-2018 provocarono la combustione di enormi quantitativi di rifiuti abbandonati. Di lì l'inizio di un'attenta e assidua attività di osservazione che, supportata da numerosi riscontri sul territorio,
provvisorio ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei soggetti oggi indagati. Nel mirino 15 episodi in cui gli indagati hanno appiccato il fuoco a ingenti cumuli di rifiuti contenenti materiale plastico, scarti di attività edile, elettrodomestici deteriorati, bidoni esausti di vernice e ancora carta e cartone, le cui fiamme sono state sempre prontamente domate grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco, attivati di volta in volta dai carabinieri al fine di evitare che gli incendi coinvolgessero le limitrofe abitazioni e scongiurando quindi più gravi conseguenze. Le indagini hanno consentito di documentare come, almeno in un'occasione, uno degli indagati, benché sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, approfittando di un permesso, si era recato in bici in contrada Ciambra di Gioia Tauro e, transitando in quell'area, apparentemente senza una giustificata ragione, aveva appiccato il fuoco, dileguandosi poi all'interno del limitrofo complesso abitativo abusivamente occupato. In un altro caso, l'autore di uno degli incendi, dopo aver appiccato il fuoco, era ritornato sul luogo al fine di osservare a distanza ravvicinata le complesse operazioni di spegnimento delle fiamme. Tutti gli indagati, al termine delle formalità di rito, sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla PG e messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Due agenti infedeli della polizia penitenziaria in servizio nella carcere di Cosenza sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa. L'inchiesta che ha portato ai due arresti è stata condotta dalla DDA di Catanzaro, diretta da Nicola Gratteri. Cambiamo pagina, parliamo dell'operazione Selfie. Poco dopo le 13.45 di ieri, all'aeroporto di Fiumicino è giunto dalla Germania Michele Carabetta, classe 92, arrestato il 31 di maggio scorso nella cittadina tedesca di Eisenach. Formalità ultimate ed estradizione compiuta, curata direttamente dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, SCIP, questa la sigla per il 27enne originario di San Luca, coinvolto appunto nell'operazione Selfie. Adesso cambiamo, cominciamo ad occuparci di politica e più d'una la pagina. Intanto lo stato politico attuale dall'osservatorio privilegiato di Sebi Romeo del PD. Siamo al volgere della legislatura, o meglio della consigliatura, manca poco di meno di un anno, no? Al voto. Voi come maggioranza, come Partito Democratico, vi state preparando ad appoggiare chi? Il Presidente Oliverio verrà confermato? Ma guardi, Presidente Oliverio ha ricevuto diverse sollecitazioni a essere candidato, dai sindaci, dalle categorie produttive, dai giovani, dai circoli del PD. Due giorni fa una grande assemblea a Lamezia ha tributato una standing ovation al Presidente. Io sono affinché si ricandidi per continuare il progetto di cambiamento che, fra le mille difficoltà, sta mettendo in campo. Vorrei ricordare che Oliverio ha invertito il trend sui fondi comunitari, noi siamo la prima regione nel sud, la seconda in Italia, e smentendo la impossibilità di utilizzare le risorse europee nel mezzogiorno, ha completato grandi opere, penso alla diga del Menta, siamo a Reggio Calabria, insomma 40 anni di sete finalmente superata, la ZES Gioia Tauro, il piano dei trasporti, il piano dei rifiuti, naturalmente non aveva la bacchetta magica. Non si è insediato in una regione normale, ma che pagava molte criticità, un ciclo medio-lungo di governo potrebbe essere utile. Dopodiché decideranno i calabresi, siamo in democrazia. Parliamo di regionali, incerta la data, quando, in quale anno, 2019-2020, ma è certa già qualche candidatura. Oliverio è pronto e parla della sua personale candidatura. Presidente, questi anni di legislatura stanno volgendo al termine, questi di consigliatura, praticamente manca poco meno di un anno e lei si ricandida e si appoggia ai sindaci, ai primi cittadini, che sono quelli che probabilmente le stanno dando un grande appoggio. Ma i sindaci mi sollecitano a candidarmi, ma non solo i sindaci, c'è il mondo sociale che appunto in tutte le sue articolazioni sollecita una continuità del lavoro che abbiamo avviato. Non si tratta di candidarsi per occupare o continuare ad occupare un posto, si tratta di lavorare per completare un progetto che abbiamo avviato, che ha invertito un trend, che ha messo la Calabria su un binario giusto. C'è tanto ancora da fare, ma abbiamo cambiato il segno negativo a tanti indicatori, a partire
dal PIL, dalle esportazioni, dalla crescita del turismo, dalla crescita della produzione agroalimentare, dalla crescita delle esportazioni, anche dalla produzione di nuova occupazione. Cioè abbiamo messo la Calabria su un binario nuovo attraverso l'organizzazione dei servizi, penso all'organizzazione attraverso il piano di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, al piano dei trasporti. Abbiamo cioè dotato la Calabria di strumenti nuovi che la mettono al passo con altre regioni italiane, con le più avanzate regioni italiane. Abbiamo invertito un trend per cui la Calabria non spendeva i soldi che venivano dall'Europa ed era sempre fanalino di coda, doveva ritornare i soldi indietro, e oggi siamo la prima regione in quanto a spesa della programmazione 2014-2020, sia per quanto riguarda il POR che le risorse destinate all'agricoltura. Siamo la prima regione, appunto, e questo è un fatto importante, perché dietro questa spesa ci sono opere, cantieri che sono aperti, che si stanno aprendo, che si apriranno, cioè abbiamo invertito un trend. E ora questo cantiere deve andare avanti, dobbiamo spingere in avanti. L'altro giorno abbiamo tenuto l'incontro con i sindaci calabresi a Soverato, c'è stata una partecipazione larghissima di quasi tutti i sindaci, gli amministratori locali della Calabria, che hanno portato le loro esperienze nella utilizzazione di queste risorse, perché noi abbiamo deciso di fare dei comuni i soggetti attuatori di questa programmazione, e abbiamo anche discusso della nuova programmazione. Per la prima volta la regione Calabria non solo non è fanalino di coda, cioè non è l'ultima regione, ma è la prima in quanto a spesa, ma per la prima volta noi stiamo lavorando per prenotare le risorse della nuova programmazione, anticipare le risorse della programmazione 21-27, che è un fatto straordinariamente. Senta, sulla sanità lei ha battuto il pugno sul tavolo, ma ha le mani legate. Com'è la situazione? Perché insomma i cittadini chiedono sempre più servizi, è un'amministrazione regionale che non può dare grandi risposte. Ora c'è questo decreto sanità da parte del governo senza grandi modifiche, come andrà a finire? Ma la sanità, come è noto, è in mano al governo, dal 2010 è commissariata, è il governo che ha alle redini della sanità in Calabria. Con questo decreto, che è stato presentato come uno strumento straordinario per far fronte alle difficoltà della sanità in Calabria, non si affronta nulla, si porta in mano al governo anche l'ultimo scampolo che era rimasto in capo alla regione, che è la nomina dei direttori generali, dei commissari, con aumento di spese per le indennità dei commissari, senza affrontare i problemi che invece dovrebbero essere affrontati, che sono quelli di investire per qualificare i servizi, sbloccare rapidamente le assunzioni di medici, di infermieri, perché di questo c'è bisogno, realizzare nuovi interventi sugli ospedali perché siano riqualificati, dotare gli ospedali di strumentazione tecnologicamente avanzata, perché di questo c'è bisogno per una sanità al passo con i tempi. Nulla di tutto questo, solo un'operazione di potere, appunto, di riappropriarsi di uno scampolo che era rimasto alla regione, che è quello delle nomine dei direttori generali, e portarlo in capo al governo. E poi danni enormi, perché anche la stazione unica appaltante, che ha funzionato bene, aveva avuto la premialità, la stazione unica appaltante calabrese, viene privata di procedere delle procedure di gara per che vengano spostate all'esterno. Tutto questo sta comportando rallentamenti con gravi danni per quanto riguarda i servizi e anche l'approvvigionamento dei farmaci, ad esempio, eccetera, che sarà un grave problema se non si farà subito fronte a questa situazione. Per chiudere, lei ha tenuto la delega per quanto riguarda la depurazione. Siamo in estate, il problema, i dati che stanno arrivando, la Calabria non gode di un buon mare, almeno alcuni tratti. Ecco, siamo anche nel tratto ionico in questo momento. Ecco, sui depuratori lei cosa sente di dire, visto che insomma
ci ha tenuto fin dall'inizio del suo mandato a sbloccare quelle situazioni che si stavano lì immobili e si creavano gravi danni ambientali. Mi sento di dire che decenni di commissariamento qui nel settore della depurazione hanno prodotto solo spreco di risorse, non hanno affrontato il problema. Noi abbiamo incominciato ad affrontare il problema sin da quando mi sono insediato, abbiamo fatto una programmazione che abbiamo affidato ai comuni per la realizzazione dei nuovi depuratori e sono in corso adesso le gare, le progettazioni per la realizzazione di questo programma. In molti casi siamo già intervenuti perché abbiamo spinto e accelerato, è notevolmente migliorata rispetto a qualche anno fa lo stato della qualità delle acque, anche se c'è molto da fare, ma passi importanti in avanti sono stati fatti. Ed ora parliamo di un altro possibile candidato, ma quale sindaco di Cosenza? Una convenzione con un altro comune di Pignano per un nuovo format turistico. Sindaco Nicoletti, il comune di Pignano si appresta, grazie a questo protocollo d'intesa, un po' a carpire, no? Il format turistico che è stato coniato dal comune di Cosenza. E così quali prospettive si aprono? Ma se guardiamo alla storia, tutti questi piccoli centri che fanno corona a Cosenza, cioè i 22 casali storici, sono nella loro caratteristica proprio naturale dei piccoli centri d'arte, però in realtà è rimasto molto storia e poca cronaca attuale, nel senso che non abbiamo saputo sfruttare fino in fondo questa magnifica dote che la natura e poi le presenze di artisti eccetera ci hanno dato, e per cui ben venga che la città capoluogo. Quindi in realtà non siamo stati noi a voler carpire qualcosa, ma secondo me è proprio la città capoluogo che, guardandosi intorno, ha fatto sì che qualcosa possa ritornare almeno indietro come collaborazione, come continuità nelle attività turistiche, culturali, artistiche, e questo per noi, avendo il comune di riferimento come comune capofila, è senz'altro una garanzia. Sindaco Occhiuto, lei diceva prima che il turismo a Cosenza sta crescendo in maniera esponenziale. Significa che la terapia d'urto che è stata adottata dalla giunta Occhiuto ha dato i suoi effetti, ovviamente anche dall'assessore Succullo. Adesso questa sinergia con il comune di Pignano cosa aggiunge in più? Sì, è un nostro lavoro che è finalizzato a valorizzare quelle che sono le nostre risorse, tantissime risorse culturali, ambientali, paesaggistiche che possediamo, è stato importante in questi anni, anche perché noi, concordo con il sindaco di Pignano, abbiamo questo grande patrimonio di risorse, però dobbiamo guardarlo come non qualcosa di vecchio da tenere nel cassetto, ma con un orientamento creativo che diventa un'opportunità per la crescita del territorio. Cioè Cosenza è una comunità che secondo me è allargata anche ai casali cosentini, ha una storia unica, ha una storia che può essere letta. C'è qualcuno che ha detto che le città si leggono nelle pietre degli edifici, dove si legge la storia, si legge il passato, si leggono le guerre, si legge anche quello che c'è stato, insomma, di interessante da un punto di vista della produzione culturale in un luogo. Ecco, noi adesso anche attraverso questo protocollo con il comune di Pignano, all'interno del quale ci sono dei giacimenti culturali sia storici ma anche innovativi che sono stati realizzati, voglio dire, negli ultimi anni, questo protocollo può dare l'opportunità ai nostri turisti che vengono qui, adesso sono sempre più numerosi, di allungare anche il periodo di permanenza. Quello è importante per il turista, soprattutto il turista straniero, cioè riuscire ad allungare il periodo di permanenza e fare in modo che chi viene nella nostra bellissima città, nel nostro territorio, nella nostra regione, non solo arrivi, e quindi questo è importante per le attività di promozione e di marketing che riusciamo a fare,
e per i servizi turistici che riusciamo a riorganizzare, ma poi vada via contento. Non è tanto importante come il turista arriva, ma soprattutto come il turista poi va via. E quindi se noi facciamo in modo che il turista che viene a Cosenza, il visitatore, provi delle emozioni e quindi provi, diciamo, a delle esperienze emozionali, insomma, che danno un'impressione positiva, alla fine sono sicuro che aumenterà il turismo. Ci sono regioni in Italia che hanno un numero di turisti stranieri infinitamente più grande del nostro e noi dobbiamo aspirare, con tutto il patrimonio di risorse che abbiamo, a raggiungere questi numeri, perché questi diventino un'opportunità di crescita del territorio e soprattutto un'opportunità di lavoro per i giovani. Ed ora parliamo di economia, una lenta ripresa nella nostra regione. Seguiamo i dati di Banca Italia. È proseguita anche nel 2018 l'espansione del settore industriale in Calabria, seppure in maniera ridotta rispetto al 2017. Lo rivela il rapporto L'economia della Calabria di Banca Italia. Recupero debole per il settore delle costruzioni, con le attività dell'edilizia residenziale che rimangono frenate dall'elevato livello di invenduto. Il comparto delle opere pubbliche risente ancora della bassa spesa per investimenti. Secondo Banca Italia è rimasto sostanzialmente stabile invece il valore aggiunto del settore agricolo. A caratterizzare il settore la presenza di elementi come una bassa produttività e una ridotta spesa per investimenti, malgrado la presenza di un rilevante sostegno pubblico. La peggiore dinamica registrata in Calabria, è scritto nel report, è da ricollegare almeno in parte alla composizione delle produzioni agricole e in particolare all'elevato peso di olivicoltura e agrumicoltura, settori che negli ultimi anni hanno subito un forte calo. A pesare negativamente rimangono comunque alcuni fattori strutturali, come la ridotta dimensione media delle aziende. Secondo il rapporto di Banca Italia, invece, si segnala anche un traffico giù del 5% al porto di Gioia Tauro. Un altro anno da dimenticare, insomma, per lo scalo gioiese. Lo scalo calabrese ha segnato un nuovo calo. Secondo i dati dell'autorità portuale, è detto infatti nel testo, il traffico container è diminuito del 4,9% rispetto all'anno precedente. L'andamento negativo si è intensificato nel primo trimestre del 2019. Sul futuro del porto potrebbe influire la conclusione nei primi mesi dell'anno in corso del negoziato per la cessione al gruppo MSC del controllo completo della Med Center Container. Con riguardo invece alla diversificazione delle attività nell'area, prosegue a rilento l'avvio dell'operatività della zona economica speciale. Un fantasma, quello dello ZES, è detto nel corso della presentazione del rapporto a Catanzaro, che ancora non si è materializzato. Pausa per la pubblicità. Importante deposizione in quello che è il processo Xenia, sono gli ispettori ministeriali questa volta a parlare e parlano di irregolarità al comune di Riace. Mentre nel borgo di Riace non abbiamo riscontrato gravi criticità, a Riace Marina le poche strutture visitate erano in condizioni pietose e non idonee ad accogliere gli ospiti. È uno dei passaggi dell'esame di Sergio Trolio, uno dei funzionari del servizio centrale dello SPRAL del Ministero dell'Interno, che ha riferito sulle tre visite svolte tra il 2016 e il 2018 per verificare lo stato di fatto del progetto di accoglienza. Il funzionario teste d'accusa al processo Kenya, che vede alla sbarra l'ex sindaco di Riace Domenico Lucano, anche ieri assente in aula, e altri 25 imputati, ha rilevato che sono state riscontrate discrepanze tra il numero degli immigrati e il database centrale. Sul punto è intervenuto anche Enrico Broglia, un altro funzionario. Si è riscontrato, ha sostenuto, un numero minore di immigrati rispetto a quanti effettivamente abitavano a Riace, nonché l'esistenza di abitazioni non registrate né autorizzate. In generale, le strutture erano malmesse, ha detto poi, con riferimento all'igiene, all'ordine e agli spazi. Mai viste situazioni così critiche come a Riace, aggiungendo però che i soggetti attuatori del progetto gli hanno riferito delle spese elevate per l'acquisto di mobili distrutti o danneggiati dagli ospiti che si sono susseguite all'interno delle abitazioni. Circostanza questa che non è normale, ha concluso, ma può capitare. Lunga e complessa è stata la testimonianza di Annalisa Maisto, dipendente del servizio centrale SPRAL, con competenze in materia di rendicontazione, che ha partecipato, su mandato ministeriale, a tre incontri in Calabria per superare le criticità rilevate, che ha riferito su anomalie dal punto di vista tecnico-burocratico analiticamente indicate.
Tra i punti toccati dal PM, i bonus sociali, la moneta inventata a Riace e le borse lavoro dei laboratori artigianali. Sul primo punto, la difesa di Mimmo Lucano, composta dagli avvocati Antonio Mazzone e Andrea D'Acqua, ha rilevato che già nel 2010 c'era stata una comunicazione tramite lettera spedita al Ministero dell'Interno e al Servizio Centrale SPRAR, di cui si richiedeva l'utilizzo del bonus sociale. La moneta sociale, del resto, è stata utilizzata negli esercizi commerciali aderenti per ovviare alle difficoltà di liquidità che si incontravano nel cammino dell'accoglienza. Per quanto riguarda i laboratori, una delle specificità del modello Riace, l'avvocato Salvatore Zurzolo ha evidenziato che il tutto avveniva all'interno del budget originario, senza ulteriore spesa. Sulle difficoltà di gestione della database ha deposto infine Arianna Galli, che ha riferito sul disordine nell'aggiornare la presenza nelle abitazioni degli immigrati. Sul punto le difese con gli avvocati Chiera, Di Salvo e Trucco hanno evidenziato che spesso le abitazioni sono state utilizzate con urgenza per ospitare altri immigrati provenienti da altri progetti, ma che in ogni caso, nel momento in cui i funzionari dello SPRAR hanno chiesto la possibilità di accogliere richiedenti asilo ed altre persone, gli enti gestori hanno risposto positivamente. Il Tribunale ha rinviato il processo al prossimo 10 e 16 luglio. Maxi processo Johnny, le mani del clan sul Cara di Isola, 640 anni di carcere in arrivo. Oltre mezzo secolo di carcere, questo è il totale delle condanne inflitte ieri da Carmela Tedesco, giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Catanzaro, nel processo con rito abbreviato celebrato nei confronti di 65 degli imputati nell'ambito dell'operazione denominata Johnny. Il blitz nel maggio di 2 anni fa inflisse un duro colpo alla cosca degli Arena di Isola Capo Rizzuto, scatenando un vero e proprio terremoto sulla misericordia della popolosa cittadina del Crotonese, facendone finire in carcere il governatore locale e vice nazionale Leonardo Sacco e l'ormai ex parroco Don Edoardo Scordio, che ha scelto invece il rito ordinario. E proprio Sacco è tra i condannati di ieri. Per lui la pena è di 17 anni e 4 mesi di carcere, oltre a 5 anni di interdizione dai pubblici uffici. L'accusa ne aveva chiesti invece 20. Una sentenza pesante per l'ex numero uno delle misericordie, ma anche per personaggi eccellenti della potente cosca di 'Ndrangheta, Giuseppe Pasquale Arena e Paolo Lentini, il primo e l'ultimo condannati a oltre 16 anni, il secondo a 20. 16 invece le assoluzioni, le motivazioni sono attese fra 90 giorni. Protesta per la sanità sul decreto Calabria ieri a Roma, iniziativa dell'onorevole Marco Siclari. Il decreto Calabria è stato approvato in Commissione Igiene e Sanità, lo ha annunciato il presidente Pierpaolo Sileri del Movimento 5 Stelle. Si tratta, ha spiegato, di un provvedimento molto importante che agisce su più fronti. Intanto ci sono norme fondamentali per risollevare la sanità calabrese, ridotta al collasso da anni e anni di politiche servite solo purtroppo ad aumentare i costi e diminuire i servizi. Ma non solo, stabiliamo che nelle regioni commissariate i direttori generali potranno essere nominati solo da una graduatoria di merito. Sblocchiamo il turnover nelle regioni in piano di rientro e interveniamo contro la carenza dei medici. Ringrazio tutti i componenti della commissione per il lavoro svolto nel consueto spirito di collaborazione, ha poi concluso. Intanto però, proprio nella giornata di ieri, una manifestazione di protesta si è svolta in piazza Montecitorio a Roma. Circa 250 lavoratori alla grido di no allo svilimento del lavoro di migliaia di operatori sanitari che lavorano nelle aziende calabresi hanno infatti manifestato contro il decreto legge Calabria. Una manifestazione di protesta sostenuta anche dalle associazioni di categoria Federlab e Anisap, Federazione Nazionale delle Associazioni Regionali o Interregionali delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private. Nel mirino proprio il decreto Calabria, dicevamo, in discussione in Parlamento, per il quale sono stati ricevuti anche dalla Commissione Sanità al Senato. Abbiamo letto il decreto Calabria, ha spiegato il responsabile di Federlab Calabria, e abbiamo scoperto che non c'è niente per la nostra regione. Non si parla della questione principale della sanità calabrese, il mancato raggiungimento dei livelli minimi di assistenza, la Calabria è al minimo storico. In particolare questo è particolarmente evidente nel settore della specialistica ambulatoriale, settore fondamentale per la prevenzione e come tale andrebbe potenziato. Sulla protesta è intervenuto anche il senatore Marco Siclari. Abbiamo colpito nel segno, ha riferito infatti, dalla Calabria a Roma senza timore in poche ore tutta la struttura sanitaria si è mossa e ha ascoltato una delegazione di professionisti e rappresentanti di categoria, comprendendo che non si poteva
poteva più ignorare la protesta. Un successo dunque la protesta e un fallimento questo decreto per la sua formula d'urgenza che non consente modifiche. Offende la Calabria per la procedura d'urgenza scelta dal governo. Sono sempre più convinto, ha spiegato ancora Siclari, che le battaglie per la Calabria vanno fatte a Roma. Intanto, nel pomeriggio di ieri, l'assemblea di Palazzo Madama ha iniziato l'esame del decreto. Il testo, che può ormai considerarsi blindato, potrebbe essere approvato in via definitiva già nella giornata di oggi. Non rischia il default il comune di Reggio Calabria. In un emendamento il governo centrale ha deciso di far spalmare questi debiti in 20 anni. La Commissione Bilancio della Camera ha approvato l'emendamento numero 38.7, riformulato dai relatori e sostenuto dal Governo, da me sottoscritto, collegato al decreto crescita a favore dei comuni che versano in gravi condizioni debitorie. L'annuncio arriva da Roma dall'onorevole Francesco Cannizzaro, che ha lavorato in stretta sinergia con il viceministro Laura Castelli per dare una speranza ai conti di Palazzo San Giorgio. Infatti, spiega Cannizzaro, con particolare attenzione abbiamo lavorato intensamente sui provvedimenti presentati dalle varie forze politiche a vantaggio degli enti locali che hanno proposto la rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio entro il 14 febbraio 2019, data di deposito della sentenza della Corte Costituzionale. Giungendo così all'epilogo, ha auspicato di accogliere il documento riformulato dal relatore che ne rappresenta, seppure in parte, un'efficace sintesi. Con i colleghi parlamentari abbiamo ritenuto utile porre attenzione a quelle norme che offrono proroghe temporanee di riequilibrio già variate dalle amministrazioni interessate, come Reggio Calabria. Il mio personale ringraziamento, scrive ancora Cannizzaro, va al viceministro Laura Castelli, la quale fin dalle prime interlocuzioni avute sulla situazione grave che presentava il comune di Reggio Calabria, ha saputo impegnare il governo nel presentare un provvedimento che pone molti comuni d'Italia in una situazione di equità pluriennale, nella rivisitazione dei propri debiti finanziari, come appunto la nostra città. Il testo approvato, dice ancora il deputato forzista, prevede la possibilità di riproporre il piano di riequilibrio secondo la normativa vigente e quindi gli enti potranno spalmare il proprio debito, ricalcolato con il disavanzo complessivo già oggetto del piano stesso. Il tutto va da un minimo di 4 fino a un massimo di 20 anni, salvo parere da parte della competente sezione della Corte dei Conti, che avrà 20 giorni di tempo per approvare oppure negare il piano di riequilibrio dalla ricezione dell'atto deliberativo del Consiglio Comunale. Per Palazzo San Giorgio, insomma, una vera e propria boccata d'ossigeno. Emergenze ambientali, siamo nella piana, al torrente Vacale, segnalate queste criticità. Le immagini che state vedendo sono sconfortanti doppiamente, sia per chi ha prodotto questo scempio, un immondezzaio indiscriminato, sia per le amministrazioni comunali che negli anni non si sono attivate a ripulire quest'area. La denuncia arriva dal Meetup 5 Stelle di Polistena, è l'area su cui i grillini puntano i riflettori e il torrente Vacale, ricadente nei comuni di Cittanova, San Giorgio Morgeto, Polistena, Medicucco e Rosarno. Uno scempio a cielo aperto dunque, che merita giustizia, visto che l'inquinamento di questo tipo tocca inevitabilmente la salute di tutta la popolazione. Questi rifiuti, spiegano gli attivisti dei 5 Stelle, sono costituiti in prevalenza da materiali di risulta, da lavori edili, scarti di lavorazioni sia agricoli che industriali. A parte i materiali, mediamente degradabili, ve ne sono di molto dannosi e pericolosi, quali plastica, pneumatici e vetri rotti e tantissime lastre di copertura in Eternit. Vi sono anche evidenti segni di combustione di gomme e su pellettili, purtroppo, sono presenti anche scarichi di acque reflue che finiscono direttamente nell'alveo del torrente, tanto da avere creato una zona maleodorante e malsana. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Polistena hanno segnalato via PEC il degrado ambientale rinvenuto a tutti i soggetti coinvolti nella responsabilità del rispetto dell'ambiente e della tutela della salute dei cittadini, affinché si attivino con sollecitudine a rimuovere le cause dell'inquinamento documentato. Andiamo ora a Siderno per un'altra criticità ambientale. Siamo questa volta sul torrente Lordo, dove troviamo cumuli di rifiuti abbandonati.
Rifiuti di ogni genere, dalle buste nere piene di materiale sconosciuto ai contenitori in plastica di detersivi fino ad oggetti ingombranti in metallo, su pellettili dismesse e persino un computer. Ma non solo. Segnalazioni giungono alla nostra redazione circa un incontrollato e incivile abbandono di rifiuti lungo il letto del torrente Lordo a Siderno. Tutto materiale che non fa altro che danneggiare l'ambiente, i paesaggi del territorio e per gran parte nascosto anche dalle sterpaglie rigogliose che crescono in quell'area. Una lettrice ci segnala infatti che, specie nell'ultimo periodo, la zona è particolarmente oggetto di un vergognoso smaltimento di rifiuti, anche urbani o assimilati, fatto questo che attiene ad uno scarso senso civico e a cattive abitudini che dovrebbero essere corrette attraverso una condivisione collettiva dei valori legati all'educazione ambientale, ma anche attraverso un più stretto monitoraggio al fine di individuare e sanzionare i responsabili. In ogni caso, da quanto ci è dato sapere, la situazione di criticità è stata segnalata agli organi competenti. Sul posto, secondo quanto ci è stato riferito infatti, sarebbe stato effettuato anche un sopralluogo da parte della Capitaneria di Porto. Adesso si attende l'avvio dell'iter per il corretto smaltimento di quanto abbandonato lungo le sponde di quel torrente. Sabato 22 di giugno, siamo all'agenda. Inizia l'estate ragazzi 2019 presso l'oratorio Centro Giovanile Salesiano di Locri, con la partecipazione di molti bambini e bambine che come ogni anno hanno scelto di trascorrere una parte della loro estate per vivere questa meravigliosa esperienza. Domenica 23 di giugno presso il Santuario Mariano Madonna dello Scoglio di Placanica e nell'antico borgo di Caulonia si terrà il terzo raduno metropolitano delle Proloco. Sabato 29 di giugno, ore 21, Corte Palazzo Comunale Locri, cerimonia di premiazione della 51esimo giugno locrese. E adesso i titoli delle principali testate. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, il momento delle prime pagine dei quotidiani calabresi. Iniziamo con Gazzetta, delitto canale, 7 ergastoli, la giudiziaria a dominare, pene pesanti inflitte anche nei confronti dei due pentiti imputati. Il verdetto del GUP a carico di killer, mandanti e bassisti dell'agguato dell'agosto 2011. Due notizie nel taglio alto, la prima riguarda Palmi, ai domiciliari la 93enne madre dei boss, prorogata la misura restrittiva per Lucia Giuseppe Morgante, condannata all'ergastolo e incompatibile con il regime carcerario, ma per la DDA continuerebbe ad appoggiare la cosca guidata dai figli. Decreto sanità, vedete in primo piano il decreto Calabria, il Senato discute ma fuori è protesta. Continuiamo con la fotonotizia di centropagina, fiumi di cocaina importati dal clan Bellocco, raffica di arresti tra Gioia Tauro e Rosarno. A Reggio siamo già a spalla, soluzione trovata di sequestrati tre gazebo sul lungomare. A Reggio ancora, corsia preferenziale a San Patello per i rifiuti della città. Rosarno, il processo Ares inizierà a settembre con il rito abbreviato. Riace, testimoni d'accusa, case dei migranti in condizioni pietose. Era questa l'ultima notizia di Gazzetta, adesso ci occupiamo del quotidiano. Sanità, decreto al Senato, protesta in piazza, testo ormai blindato, difficilmente saranno applicate ulteriori modifiche. I privati accreditati non ci stanno, centinaia dalla Calabria a Roma per ribadire il no. Mangialavori, nessun provvedimento che risolva uno dei tanti gravi problemi, dice. Fotonotizia, niente impianti di trattamento, il Lumido va in discarica, la rivelazione del comandante regionale dei Carabinieri Forestali in commissione Ecomafie. Giovanni Toti in foto, pronto a cancellare Forza Italia in Calabria, arruolati Gentile. Invece a Catanzaro, specializzazioni, ordine del giorno del consigliere Esposito. A Lamezia, presidi della CGIL davanti agli ospedali. Sono attivi questi presidi già da oggi, volantinaggio con diverse rivendicazioni. E poi ancora le mani del clan sul Cara d'Isola, 640 anni di carcere, maxi processo Johnny, 35 condanne all'ex vicepresidente nazionale delle misericordie, 17 anni. Per quanto riguarda ancora la giudiziaria, per l'omicidio canale a Reggio inflitti 7 ergastoli, condanne anche per i pentiti. Gazebo sul lungomare, braccio di ferro, solidarietà dei commercianti, il sindaco, parere vincolante della sovrintendenza. Secondo sequestro in meno di 10 giorni, i tre imprenditori non ci stanno e protestano. Gioia Tauro, manette in Arcos dei Bellocco, complicità nel porto. Paola, maturità, il Miur dimentica commissione, nessuna nomina per il Pizzini Pisani.
E poi l'appello: non smantellate la biblioteca comunale, la Manna, Torretta di Crucoli, una parte occupata dai commissari. Era l'ultima notizia che riguardava il Quotidiano del Sud. Si completa qui questo giro sulle principali testate calabresi con le relative notizie di prima pagina, linea che restituiamo alla redazione. Il tempo che farà in Calabria. Altra giornata di grande caldo in Calabria, caldo anche a Foso. Durante la giornata temperature che supereranno i 37 gradi per questa ondata di caldo africano che è destinata ancora a proseguire per alcuni giorni. Grazie per l'attenzione. Giornale che finisce qui, grazie per l'attenzione. Riepilogo. Primo giorno di maturità, in qualche scuola manca la commissione, scompaiono alcuni indirizzi ministeriali, la scuola bocciata. Decreto sanità, protesta in piazza, iniziativa organizzata dall'onorevole Marco Sicali nella capitale. Favori in carcere, detenuti delle cosche degli Nzingari, arrestati due agenti penitenziari a Cosenza. Banca Italia, leggera crescita dell'economia calabrese, ma è lenta rispetto alle altre regioni del sud. Ispettori ministeriali depongono al processo Xenia, irregolarità denunciate. Maxi processo Giunni, le mani del clan sul CARA di Isola, 640 anni di carcere.